Milano, 1 maggio 2018. La denuncia è ritenuta molto attendibile dagli investigatori. I carabinieri stanno lavorando da 48 ore sul racconto di una giovane studentessa straniera, che ha riferito di essere stata vittima di un brutale tentativo di stupro da parte della 500 alla 1-2 persone nella notte tra sabato e domenica. La vittima, una 20enne di origine britannica a Milano da qualche mese per motivi di studio, non ha allertato subito il 112 e non ha riportato ferite né contusioni, ma la mattina dopo si è recata in caserma per sporgere querela. Ecco la ricostruzione dell'agguato. Secondo quanto risulta al giorno punto, la giovane esce da un locale in zona Via De Amicis per tornare a casa e dopo qualche decina di metri viene avvicinata in strada da due uomini che lei avrebbe descritto come magrebini in un attimo. I balordi la sbattono a terra, le saltano addosso e le tolgono i vestiti per violentarla, probabilmente approfittando di uno dei tanti tratti della strada parzialmente coperti dalle recinzioni in cemento dei cantieri della M4. Punto l'universitaria urla, si dimena, prova a resistere ai due bruti. Nonostante sia terrorizzata e in parte fiaccata da qualche bicchiere di troppo bevuto nel corso della serata, come lei stessa ha ammesso, rendendo se fosse necessario ancor più credibile la versione messa a verbale. Le sue richieste d'aiuto, stando a quanto spiegato dalla vittima, vengono per fortuna ascoltate dopo qualche minuto da un passante, che si accorge della situazione e riesce a mettere in fuga i due malviventi minacciando di chiamare le forze dell'ordine. A quel punto, la giovane, sotto shock per il drammatico agguato, non chiama i soccorsi, ma rientra nel suo appartamento. Al risveglio, però, decide di andare subito dai carabinieri per raccontare tutto. Del caso si stanno occupando i militari della compagnia Duomo. Pare che l'unica indicazione utile sugli aggressori sia legata alla probabile area geografica di origine, il Nord Africa, sul resto quasi nulla, a cominciare dagli abbigliamento indossato e da segni particolari tipo tatuaggi o altri dettagli in grado di restringere il campo dei sospettati. Come sempre più di frequente capita in casi del genere, fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in una zona centralissima della città, a due passi dalle colonne di San Lorenzo. Gli occhi elettronici che coprono l'area compresa tra Sant'Ambrogio e Piazza Vetra potrebbero aver ripreso la fuga dei due aggressori, aiutando così gli investigatori a ricostruire il loro percorso quella notte e a individuarne il loro coro. Tanto per citare un esempio recente. Nel novembre scorso, il 28enne salvadoregno José Balmore Iraeta Argueta, accusato di aver violentato in zona Crescenzago una turista canadese, era stato incastrato dai carabinieri della compagnia Monforte proprio grazie a un fotogramma estrapolato da un video di una telecamera di Piazza Udine. Nel frame si vedeva in maniera nitida sia il modello dell'auto sia la targa.